Ciao ragazze, faccio questo video con nettissimo ritardo perché come vedrete è un regalo che ho ricevuto a Natale, ma volevo comunque mostrarvelo anche se adesso è quasi finito gennaio per farvi vedere quanto è bello e dove potete acquistarlo, dove potete trovarlo, perché è davvero un regalo originale e che fa la sua figura. Praticamente è questo, cioè vi parlo di questa, è una ghirlanda che va appesa fuori alla porta ovviamente. Questa che vedete è una ghirlanda natalizia che è stata realizzata con panno Lenci, tagliata e cucita a mano. Per i prezzi e altre informazioni, comunque, vi consiglio di contattare le ragazze che la realizzano, che si chiamano Claudia e Emanuela, sono due bravissime sorelle. Sono di Roma, ma comunque loro spediscono e non c'è nessun problema, non avete nessun problema. Ovviamente pagherete le spese di spedizione, comunque. E la loro pagina si chiama Sweet Sweet Napis. Come già vi ho detto, questa è una ghirlanda natalizia, quindi come vedete trovate l'omino di zenzero, l'omino biscottino, tutto realizzato a mano con il panno Lenci, vedete? Ah, è ovviamente marrone il colore del biscotto, poi ha questi inserti bianchi ai lati, nelle gambine e nelle braccia, poi ha i due bottoncini rosso e questo bel fiocchetto rosso, poi gli occhietti e la bocca. In alto la base è tutta bianca, ovviamente ho scelto io i colori, potete scegliere voi i colori e cosa mettere al centro e ai lati della ghirlanda. Quindi di base è bianca, poi ha la scritta rosso Buon Natale, c'era anche con la scritta Merry Christmas. Al centro ha questo alberello, tutto rosso con le cuciture in bianco e il simbolo della neve. Sulla destra invece c'è questa bellissima renna con un fiocchettino e un campanellino sotto. Vedete? Stupenda. E nel complesso è così, ha un fiocchettino in raso, in organza, scusate, rosso qui sopra, che è quello che permette di appenderla. E questo è in complesso. In più volevo dirvi che nella loro pagina troverete non solo queste ghirlande che poi possono essere realizzate anche per i battesimi, per vostro figlio, per appenderlo in cameretta, quindi con scritto il nome del bambino e magari qualche disegnino inerente a un bambino, quindi non so, un pupazzetto o un ciuccio, una carrozzina, non so, ecco, cose particolari. Poi penso che parlandone con Claudia, io ho parlato con lei. E potete mettervi d'accordo sui soggetti, su qualsiasi altre cose per personalizzare la vostra ghirlanda. E potete, come ho detto, appenderla in camera dei vostri bimbi o potete usarla anche per una nascita, quindi appena nato il vostro bambino o la vostra bambina, per appenderla fuori la porta, fuori il portone di casa, dove volete. Vi stavo dicendo che in più nella loro pagina potete trovare anche le torte pannolino. Sono diventate molto famose negli ultimi anni, vengono usate principalmente per il battesimo, per il primo compleanno, per la nascita. Anche le giostre e le mongolfiere vengono fatte tutte con i pannolini. Ai quali poi vengono aggiunti dei prodotti per il bagnetto, giochini, biberon, ciuci, insomma tutto quello che occorre al bambino appena nato, al bambino piccolino. In più fanno anche delle nuvolette personalizzate. Cioè praticamente invece che fare una ghirlanda è una nuvoletta, dove c'è il nome del bambino e potete appenderla come la ghirlanda. Potete scegliere i colori di base, i colori del nome e i colori degli oggettini che volete mettere, potete scegliere tutto voi. Loro vi realizzano queste cose fantastiche, fatte a mano, ripeto, a mano, tagliate e cucite a mano, e sono delle cose stupende, delle cose bellissime.
Oltre a queste, lo so che ormai è tardi, ma per Natale ovviamente realizzavano gli oggettini da appendere all'albero. Penso che se per esempio chiedete un oggettino fatto così, solamente con questo fiocchettino raso per appenderlo in casa, al bagno, nella porta, nel manico della porta, a forma di cuore, con scritto home, ecco, realizzano davvero tantissime cose. Quindi, come vi ho detto, per i prezzi e per altre informazioni vi consiglio di contattarle. Potete contattarle direttamente nella loro pagina Facebook, che si chiama Sweet Napis. Ve lo scrivo anche qui sopra e ve lo lascio il link sotto nell'info box. Quindi, per qualsiasi cosa, contattatele. Vi ripeto, questa è una ghirlanda stupenda. Appena l'hanno vista, in casa, i miei parenti e tutti quanti appesa fuori alla porta, mi hanno fatto i complimenti, che io ovviamente ho rigirato a Claudia Manuela, perché sono davvero bravissime e posano delle ragazze simpaticissime, dolcissime, pronte ad aiutarvi in ogni occorrenza. Le ringrazio ancora, le mando entrambe, anche se Manuela non l'ho conosciuta, ma mando entrambe un grandissimo bacio e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!